andiamo adesso in Friuli Venezia Giulia per raccontare della visita del sindaco Roberto Di Piazza alle poste centrali di Trieste. Vediamo insieme le immagini della visita con il sindaco Di Piazza nella bellissima cornice del Palazzo delle Poste di Trieste. Il primo cittadino ha voluto incontrare i dipendenti dell'ufficio postale e il direttore della filiale Matteo Zampieri per ringraziarli del loro grande impegno durante la pandemia. Il sindaco ha sottolineato come i dipendenti di Poste Italiane siano sempre stati in prima linea, garantendo un servizio che anche nei momenti più difficili non si è mai interrotto. E allora abbiamo in collegamento in diretta con noi proprio il sindaco di Trieste, Roberto Di Piazza. Buongiorno sindaco, grazie per aver accettato il nostro invito. Buongiorno a voi, complimenti, buongiorno. Grazie, grazie mille. Sindaco, abbiamo letto le belle parole che ha speso per i dipendenti di Poste Italiane di Trieste. Sono stati sicuramente mesi difficili per i dipendenti, sempre in prima linea. Ma ci racconti della sua visita, ci racconti che cosa è successo? Beh, innanzitutto sono andato a trovarli perché è un momento veramente difficile per la nostra città, ma per la nazione e per tutto il mondo. E allora sono andato a dirgli grazie per quello che stanno facendo, perché le poste hanno sempre funzionato. E sa, il mio motto è che se avessimo fatto in Italia quello che abbiamo fatto con le poste negli ultimi 30 anni, vivremo sicuramente in un paese migliore, nel senso che le poste hanno avuto un salto di qualità incredibile da quando ero ragazzino che arrivava il postino con la famosa borsa di cuoio e che poi magari beveva un bicchiere a casa nostra col babbo. E poi abbiamo fatto un salto di qualità incredibile e veramente oggi le poste italiane sono qualcosa veramente di straordinario nel nostro paese. E naturalmente poi ho voluto gratificare tutti i dipendenti perché veramente sono vicini. Ma penso anche al ruolo delle poste, pensi nei piccoli paesi della Carnia dove hanno chiuso tutto e è rimasto solo l'ufficio postale. Pensate voi che ruolo sociale che state facendo in questo momento anche nei piccoli paesi sperduti del nostro territorio. Un ruolo assoluto di vicinanza al territorio, ma anche un ruolo importante di Poste Italiane nel processo di digitalizzazione del paese, in particolare anche nel rapporto delle istituzioni. Penso ad esempio allo strumento dello SPID che permette di accedere proprio ai servizi della pubblica amministrazione. Certo. Quanto è importante per lei il supporto dell'azienda come Poste Italiane in questa direzione di trasformazione del paese? Beh, sicuramente, guardi, se c'è stata una negatività con la pandemia, ci sono state anche delle positività, tipo lo smart working o i collegamenti come stiamo facendo adesso. Una volta il sindaco, io sono 20 anni che faccio il sindaco e 15 di queste in questa città di meravigliosa città di Trieste, ma una volta fra corri a Roma, corri di qua, corri di là, invece adesso grazie, dico purtroppo alla pandemia, però ormai riusciamo a fare questi collegamenti che sicuramente ci hanno resi molto più efficienti e molto più efficaci, e anche naturalmente la vita del sindaco, che è sempre molto impegnata perché i sindaci sono sempre in prima linea, è sicuramente migliorata. È paradossale, ma è così. E indubbiamente abbiamo fatto anche un grosso salto di qualità con l'innovazione. Grazie mille sindaco, grazie anche per questa positività. Io la ringrazio e un ringraziamento anche da parte dei dipendenti. Un abbraccione da Trieste a tutti i dipendenti e alle Poste Italiane. A prestissimo, grazie sindaco.